tutti ragazzi e bentornati dal vostro Loretech. Oggi parliamo di iPhone, ma prima di cominciare, sigla. Da qualche giorno ho acquistato il mio nuovo iPhone. Ho comprato un iPhone 11. Ho fatto un piccolo upgrade, ho venduto il mio iPhone 8 Plus e sono passato a lui, iPhone 11, in questa bellissima colorazione in verde acqua, un verde pastello. In questo video vedremo un tutorial su come configurare l'iPhone. La prima configurazione, che cosa fare una volta acquistato il proprio iPhone. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Ok, qua abbiamo il nostro iPhone. Prima cosa da fare, prendere la spilletta che troviamo nella confezione e rimuovere il vano della SIM premendo su questo foro. Ok, verrà fuori la slitta dove verrà inserita la nostra SIM. Come vedete qui c'è un disegno, quindi la nostra SIM verrà posizionata in questo modo qua e andremo a inserirla. Spingete. Ok, facciamo adesso un po' di spazio, appoggiamo il telefono. Nella parte destra qui abbiamo il tasto di accensione, teniamo premuto si accenderà la mela. Ok, scegliamo la lingua, italiano, posizione Italia, impostazione, imposto la lingua. Ok, inizio subito, configurazione manuale. Ok, qua scegliete la vostra connessione Wi-Fi. Ok, una volta collegati, clicchiamo su avanti. Attivazione di iPhone potrebbe richiedere qualche minuto. Ok, dati e privacy, continua. Face ID, continua. Inizia. Ok, continua. Ok, allora diamo continua, creiamo il nostro codice. Ok, abbiamo creato il codice, ci servirà nel caso in cui il Face ID non riesca a collegarsi. Non trasferire app e dati. Eventualmente, se avete un altro iPhone, potete eseguire le altre operazioni. Io magari farò più avanti con iCloud per recuperare i dati o magari collegandolo al PC fisso. Intanto facciamo non trasferire app e dati. Ok, qua vi chiede il vostro ID Apple. Allora abbiamo messo le credenziali, termine e condizioni, clicchiamo su accetta. La configurazione dell'ID Apple potrebbe richiedere qualche minuto. Ok, qua ci fa mettere il codice. Tieni aggiornato il tuo iPhone, clicchiamo su continua, abilita localizzazione. Configura in seguito.
Gli diamo il continuo su Siri. Ehi Siri. Ehi Siri, invia un messaggio. Ehi Siri, che tempo fa oggi? Ehi Siri, imposta un timer di 3 minuti. Ehi Siri, fammi ascoltare un po' di musica. Ehi Siri è disponibile, continua. Chiedi a Siri con il tasto laterale, continua, migliora la dettatura, sì, facciamo condividi. Tempo di utilizzo gli diamo il continua. Analisi di iPhone gli diamo non condividere. Schermo True Tone lo attiviamo. Gli diamo subito il tema scuro. Ok, standard va bene per quanto riguarda lo schermo. iPhone ti dà il benvenuto. Ecco qua. È arrivato il messaggio di prima. E qui abbiamo configurato correttamente il nostro iPhone. Bene ragazzi, abbiamo terminato, abbiamo eseguito la prima configurazione di iPhone. Bene ragazzi, in questi mesi lo proverò, lo testerò e vi porterò una recensione completa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e che tipo di iPhone state utilizzando. Per non perdere i prossimi aggiornamenti vi consiglio di iscrivervi qui sotto al canale, supportatemi lasciando un bel like. Da iPhone 11 e Loretech era tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!